Cioè, questo è letteralmente è il volantino con guarda, c'è questo figo, c'è questa fregna, c'è quest'altro, è questo, no? Not looking good, old friend. This'll take more than you and me. Ma è Harding? Oddio! Quindi è romanzabile Harding? Come ciao Harding chi è? È la nana rossa sexy. Che cosa siamo qui? Perdonatemi. Però mi fa strana effettivamente l'estetica. Someone to bring a little darkness to the daylight. Oh. We're going into the fade, aren't we? Oh, un Eluvian. And digging up a lot of buried secrets. What about Darkspawn? Yeah. Someone who will stand between us and a pack of demons. Questo è un cucciolo di grifone, eh? Ma adoro! Bellissimo, altro il custode con il cucciolo di grifone. You know there will be dragons. Right. We'll need someone with fire in their blood. One more thing. This crew needs a leader. Someone we can count on. Someone that the world can count on. But where are we gonna find her? Madonna. Allora, parliamone un attimo. Ci sono state delle cose che mi hanno fatto venire il pisellone duro. Belle a vederle. Diciamo che la cosa che mi perplime per adesso, tocca vedere se questa è stata grafica in game, ma non credo, perché sarà boh, quelle solite CGI come erano anche un po' per Inquisition dei Companion. Sembrano molto più cartoonish. È quella la cosa che un po' mi lascia col naso storto. Cioè, tu mi passi da Dragon Age 1, che era un po' il fantasy proprio generico esteticamente, no? Mi passi in Dragon Age 2, dove c'hai quel bel salto e dai carattere all'estetica, no? Fai i cazzo di Prole Oscura che veramente sono mostruosi, non so, degli aborti, tutti con le armature, tutti bianchi, tutti con le frattaglie e compagnia. Inquisition porta un pelino più avanti sta cosa e qua mi retrocedi sul puccioso. Non lo so, diciamo che i protagonisti visti così non è che non hanno carattere, però col fatto che tu hai un motore del genere dove tutto è cartunesco, ti trasmette questa cosa anche ai protagonisti. E quindi mi immagino paradossalmente Cassandra che te fa il discorso tutto ca divina, biri biri biri, però con lei pucciosa, no? Cioè mi immagino Cassandra che parla di roba seria mentre è tutta cartunesca, con gli occhioni grossi, con la cicatricina. Sembra stile Fortnite, sì. Pure questa, Varric e Hardy si salvano perché sembra come se stanno in un contesto totalmente diverso. Questa qua, che è una cazzo di Kunari ammazza draghi, sembra un personaggio di Fortnite, no? Ma sì, ma sono fighe perché sono fighe. Cioè, sono dei cosplayer questi, non so delle persone. Io quando vedo questa roba qui, non penso che è Dragon Age. Quello che più odio sono i Prole Oscura. Dove sono le armature e le armi? Sai che intanto non l'ho visti. Però aspetta, scusa, ma quindi Logre non è più un Kunari slash Cossit? Ma secondo me, dai, non so Prole Oscura questi. Forse magari perché tu colleghi immediatamente, perché pensi è un custode, Prole Oscura. Magari sono ghoul. Magari sono ghoul. Da un'altra parte non capisco perché renderli tutti romanzabili da tutti. Dici vabbè, così che se uno se vuole romanzare Cassandra da donna può farselo senza una mod. Però dava anche un po' il carattere. Nel senso, Kjullen che è tutto fereldiano d'occhi, infregnito, bellissimo, non me lo vedo che si metta a limonare con un altro uomo. Ma non perché uno è omofobia e qualcos'altro. Si chiamano letteralmente preferenze, però scelte discutibili. Ripeto, potevano giocarselo meglio secondo me, ma dico proprio esteticamente, perché poi sicuramente in game l'estetica non sarà quella, perché mi ricordi i primi trailer di Origins dove ci stavano le liane e compagnia. Penso che probabilmente i trailer dei personaggi più vicini a quello che era proprio in gameplay è stato Inquisition. Stasera siamo stati a commentare questa cosa anche in maniera costruttiva, però c'è da dire anche che Dragon Age ha una
community estremamente tossica, eh? Cioè, EA fatto gazzata, ok, però io sono della mia idea che poteva essere uscita qualsiasi roba, la gente dopo tutti sti anni avrebbe fatto comunque una mezza shitstorm. Questa è proprio una cosa che non mi tolgo da testa, perché io sono stato più e più volte a contatto con quella community ed è veramente un piccolo gatto attaccato ai coglioni, e se non li avete, un cactus in culo. Proprio questo è quello che intendevo io. Cioè, tu mi passi da questo mood qua, che per carità, vedi, da questo a in game è differente, per carità, la roba è molto differente, cioè tipo basta che vedi Varric. Però quando tu mi crei un mood del genere, mi dispiace che tu mi fai quel cazzo di 180 fortissimo. Per carità, poi magari il mood sarà anche differente. Cioè, continua di nulla, abbiamo anche un attimo esaminato un po' più freddi, per dire, no? Non come la stragrande maggioranza dei fan, che ho visto che hanno veramente tirato la merda come le scimmie sui muri fortissimo. Ci stanno un sacco di robe che mi fanno dire figo, tipo il cucciolo di grifone e le cosettine, cose che ti fanno poi vedere palesemente che ci saranno anche delle classi un po' più particolari, che ci sta ancora Varric, che ci sta ancora Harding. Però sembra veramente che hanno cercato di fare la botta alla sotta Guardiani della Galassia. Cioè, è proprio quello che un po' mi destabilizza. Poi tocca vedere anche domani che esce il gameplay, perché magari quella è semplicemente la CGI fatta per pompare, per darti mood e compagnia. Però il fatto è che da Dragon Age io non mi aspetto una introduzione del genere, no? Cioè, quando tu inizi Dragon Age 1, che vedi Liliana che scocca le frecce, Morrigan che fa gli incantesimi, tu c'hai il 2 con tutta la musica con Hawk che sale mentre il capo militare dei Gunari scapoccia il re, ce fa a botte, c'hai il 3 che praticamente c'è l'apocalisse, trovarmi sto yo fuck yeah non era propriamente la cosa che mi aspettavo. Cioè, mi sembra di aver visto il trailer di Watch Dogs 2 dove loro con le cuffiette vanno a fastello.